Buonasera a tutti e grazie per essere qui con noi questa presentazione. E tra poco vi presenterò i protagonisti della serata. Il primo dei due protagonisti, Andrea Falvo, parlerà e presenterà e spiegherà cos'è Città delle Idee, per chi non avesse già partecipato ad una delle riunioni precedenti e per chi avesse appunto voglia di capire chi sono questi ragazzi che vogliono finalmente dire la loro per cambiare la città. In questo caso la città, ma vedremo in futuro se sarà anche qualcos'altro. Andrea mi ha chiesto di essere qui con lui a fare questa presentazione, probabilmente per la mia esperienza un po' in ambito internazionale. Ve ne parlerò due minuti, non voglio assolutamente annoiarvi, voglio lasciare la parola a loro per parlare di Città delle Idee. Però voglio prima di dire cosa faccio, volevo dire perché mi sono avvicinato a Città delle Idee, poi mi auguro di restarci, questo dipenderà da quanto sarà bravo Andrea e gli altri ragazzi a portare avanti queste idee che mi hanno... Si sente? Sì. Queste idee che mi hanno un po' affascinato. Cioè, finalmente, il fatto di vedere in Calabria, ma anche alla Lamezia Terme, dei giovani che decidono di uscire dal classico schema del partito e parlare di idee e di progetti mi ha incuriosito. Ho detto fammi sentire cosa dicono, da dove vengono, che esperienze hanno, perché effettivamente, con tutto il rispetto per tutti i partiti, i movimenti, vedo tanti protagonisti della vita politica della città qui in sala. Ringrazio a nome di Andrea di Città delle Idee, vedo tante facce note della politica lametina, con tutto il rispetto per tutto quello che fanno, per tutto quello che è stato fatto, però tra l'altro c'è anche il giovanissimo assessore al bilancio, che saluto, Antonio Costantino, però bisogna dire che i giovani in questa città non hanno mai o quasi mai avuto modo di essere parte della progettazione della città, non hanno mai avuto modo di scrivere il programma dello sviluppo della città. Probabilmente, così come è successo a livello nazionale con un gruppo dirigenziale oggi vicino al Premier, al Primo Ministro italiano, forse è arrivato il momento che questa generazione si rimbocchi le maniche e decida di prendere in mano il proprio futuro, perché non, sono stati veramente forse 20-30 anni, forse molti di più, in cui una generazione ha letteralmente abbandonato il governo della Repubblica, cioè abbiamo lasciato ad una generazione che tra l'altro ha mangiato tutto quello che poteva mangiare il nostro futuro e il futuro dei nostri figli. Abbiamo detto che questo non può succedere più e speriamo che davvero Città delle Idee sia un seme che insomma diventerà una bella pianta che crescerà e che porterà un futuro nuovo per le prossime generazioni. Io, perché sono qui, dicevo, mi ha chiesto di fare questa introduzione. Oggi parleremo di crowdfunding, che appunto è uno degli strumenti di cui si parlerà, vedrete dopo, insomma, questa mappa, questa mind maps. Ecco, questo è l'altro argomento che mi ha attratto, non le solite slide, ma parlare di mappe mentali, parlare di crowdfunding, parlare insomma di cose che nel mondo stanno viaggiando ad una velocità che qui in Calabria non abbiamo quasi neanche percepito, no? Abbiamo anche visto dei piccoli errori, perché il crowdfunding, che poi è una cosa molto semplice, no? In realtà è quasi la colletta che si faceva una volta, no? Però si fa la colletta, si mette un'idea in piazza e si dice: chi ci sta? Tu partecipi, mi dai 10 euro, tu mi dai 20 euro, guarda, se mi dai 50 euro poi ti regalo, non lo so, ti regalerò qualcosa quando il progetto verrà finanziato. È un'idea semplicissima, ma è un'idea che ha cambiato letteralmente l'economia del mondo, così come tante altre piccole idee, tipo il microcredito, tipo altre cose che stanno succedendo nel mondo, possono effettivamente cambiare tante cose, soprattutto in una regione come la Calabria, dove il credito, possiamo dire, le banche, possiamo dire, sono assolutamente distanti, no, dalla popolazione, dalla gente,
per non parlare delle istituzioni, per non parlare di come vengono utilizzati i fondi europei, eccetera. Per cui questo nuovo modo di parlare, di pensare alla politica e alle cose reali mi ha attratto. Io cosa faccio? Io sono in giro per l'Europa da quasi 15 anni, ho lavorato in Inghilterra, in Svezia, Gibilterra, Spagna, Malta. Ho seguito qualche azienda, insomma, qui e là. Ora non vorrei neanche parlare di me, in realtà questa cosa non è così importante. Qualche giorno fa è uscito un po' sui giornali nazionali qualche articolo sulla prima banca etica della reputazione al mondo. È un progetto tutto italiano, si chiama Mivaluate, è nato da appunto imprenditori italiani che però hanno dovuto realizzare questa cosa all'estero, in particolare negli Stati Uniti, e io faccio parte di questo piccolo progetto oltre che altre start-up e altre cose. Per cui a questo punto non vi rubo altro tempo, mi auguro che apprezzerete anche voi quello che la città delle idee vi dirà, ma soprattutto il metodo, secondo me, che è importante. Io non so se parlerà di programmi, di progetti, ma quello che penso sia davvero fondamentale è capire come Città delle Idee vorrebbe governare la città o come vorrebbe portare appunto i propri progetti e le proprie idee alla città. Grazie a tutti per essere qui. Andrea Falbo, che poi vi presenterà appunto Marco, che parlerà di crowdfunding. Grazie Christian, grazie a tutti i presenti. Siete un po' troppi, a dire la verità, questa sera, visto il freddo, avevamo un po' timore che molte persone declinassero l'invito. Invece, con immenso piacere, devo rilevare che i buoni propositi che da tanti mesi ci stanno animando iniziano effettivamente a raccogliere anche consenso. Il principale dei nostri buoni propositi è quello di orientare la prossima campagna elettorale sui contenuti anziché sulle persone. Io mi chiamo Andrea Falbo, sono uno dei tanti che è coinvolto in questo percorso, un percorso che sta riuscendo a coinvolgere gruppi eterogenei di persone che ritenevano di essere culturalmente di sinistra, di centro, di destra, Movimento 5 Stelle o semplicemente insoddisfatti. Persone che declinano di fatto le varie offerte della politica, almeno intesa politica pura, la politica che non si appoggia alle prebende o comunque agli incarichi per sostenere e costruire il consenso. La politica che dovrebbe avere la capacità di guardare al domani, di pensare a come potrà essere la mezza tra 5 anni. Noi ci stiamo pensando, riteniamo che il focus in una campagna elettorale debba essere posto non sul chi, in una certa misura neanche sul cosa, bensì sul come, cioè come costruire e proporre il cosa e poi dopo vediamo il chi. Oggi abbiamo un problema, il problema è la partecipazione alla vita politica. Le scorse regionali hanno registrato, anche se qua in Calabria, Marco, qualche percentuale superiore rispetto all'Emilia-Romagna, hanno registrato un gravissimo crollo. Perché? Perché le persone non si identificano più nelle offerte politiche. Oggi la politica, come è normale che sia, rappresenta una rete. Noi siamo usciti fuori dicendo vogliamo presentare un progetto che porti le reti all'interno della vita politica. Le reti però che oggi ci vengono proposte sono delle reti che non riescono più a mantenere, a cucire le trame del benessere come hanno fatto in passato, sono le reti degli amici e degli amici degli amici. Mi viene in mente certo la qualunque, però comunque il senso è quello: se non sei legato da un rapporto amicale, indipendentemente da chi sei, cosa sai fare, come potresti contribuire al tuo territorio, oggi non sei nessuno politicamente parlando. Io mi guardo intorno, mi rendo conto che c'è la maggioranza delle persone che non fanno parte di questo sistema. La maggior parte delle persone sono davvero, scriviamo noi in genere, dei vulcani di idee, di iniziative, di proposte.
Noi lametini, come tutti i calabresi, poi in particolare abbiamo un orgoglio intrinseco molto alto. Ci manca spesso e volentieri la capacità di fare sistema. Abbiamo perso probabilmente anche tutti quei buoni valori sotto i quali siamo stati cresciuti, i valori della condivisione, dell'amore, dell'altruismo, della condivisione anche delle migliori attività possibili. Noi purtroppo abbiamo perso la capacità di fare sistema, capire che il benessere del vicino non sempre è un male. Noi purtroppo abbiamo perso proprio quei valori, probabilmente valori cristiani, ai quali siamo stati sicuramente educati tutti sin dall'età bambina, però abbiamo perso la capacità di guardare effettivamente la comunità non come un teatrino che deve essere giocato sul quello è così, quell'altro è così, bensì come un insieme, il benessere del quale dovrebbe essere nella mente di chiunque. A seguito di una serie di ragionamenti, di ovviamente il tentativo del recupero della funzione prioritaria del confronto e del ragionare civile, abbiamo elaborato un sistema che a breve vi rappresento, un sistema che comunque parte da alcuni valori, valori che devono essere condivisi da tutti coloro i quali fanno parte del nostro gruppo. Gruppo che è stato creato, potrei dire in questo modo, coinvolgendo due o tre amici alla volta da settembre ad oggi. Abbiamo il piacere di comunicare alla città che c'è un qualche cosa attorno al quale le persone coinvolte hanno dato massima adesione, indipendentemente da quelli che sono gli scenari politici, partitici, classici. Perché comunque si è capita quella che è l'esigenza. L'esigenza è quella di recuperare il senso di appartenenza e di orgoglio nell'essere lametini, nell'essere cittadini di questa meravigliosa città che ha bisogno di partire, non ripartire, perché probabilmente dal 68 ad oggi non è mai partita. Lamezia oggi è una federazione di agglomerati urbani. La verità è questa. Ci sono delle frazioni tipo fronti che autonomamente potrebbero essere comuni in altre parti d'Italia. Noi siamo una federazione, dobbiamo innanzitutto cominciare a chiederci chi siamo. Dobbiamo chiederci chi siamo per capire dove poter arrivare, perché siamo una federazione di agglomerati urbani con un potenziale incredibile. Però è ora che quel potenziale che tutti ci ripercorriamo mentalmente da sempre inizi ad essere messo a frutto. Noi quindi condividiamo una serie di valori quali ad esempio la cultura del fare. C'è un bellissimo proverbio cinese che dice: chi sa fa, chi non sa insegna, chi non sa neanche insegnare critica. Purtroppo a Lamezia c'è troppa cultura del criticare. Allora, o è significativo del fatto che critica ha poca sostanza, oppure è significativo del fatto che abbiamo perso un'identità di comunità che va recuperata. Va recuperata non chissà per chi. In questi giorni sempre su Facebook molte persone si sono chieste chi c'è dietro a questo sistema, chi c'è dietro, chi saranno questi burattinai nascosti. Per quanto riguarda me, dietro me ci sono solamente due bambini, che sono i miei figli e che sicuramente mi fanno interrogare su cosa sto facendo ad oggi per il loro futuro. Ad oggi purtroppo mi sono reso conto, quando ho fatto questa domanda, troppo poco, perché essere passivi in un sistema che sta andando allo sfascio credo che non ce lo possiamo permettere. Nessuno. Allora bisogna cercare, ovviamente, quando uno è bravo con attività manuali, a rimboccarsi le maniche, come si dice in gergo. Quando invece per natura si è professionisti, bisogna cercare di spremere le meningi, capire come fare, ragionare, riscoprire l'importanza di confrontarsi sui contenuti e non sulle parole vuote. Riscoprire l'importanza di analizzare la situazione che viviamo in Calabria, dove abbiamo un'economia caratterizzata da eccessiva dipendenza dalle risorse pubbliche e da un'assenza di economia di mercato. Dobbiamo riscoprire l'importanza del capire come avviene a Bologna che i posti di lavoro li danno le imprese. Non possono essere figlie di promesse
che poi con i tagli che ormai da 5-6 anni si susseguono nei confronti degli enti locali diminuiscono e diminuiranno sempre di più. Una politica urbana deve essere mirata a cercare di dare la possibilità di attirare ricchezza, ristrutturando anche quella che deve essere la macchina amministrativa, per consentire a chi ha buone iniziative, a chi è volenteroso, a chi ha le capacità di diventare imprenditore, creando un volano di imprese capaci di creare benessere e sviluppo. Abbiamo una serie dunque di valori che condividiamo, ma ovviamente i valori e il gruppo sono nullo se non c'è un obiettivo fermo. Noi abbiamo un obiettivo, l'obiettivo nostro è quello di portare una forte ventata di innovazione all'interno della politica, partendo dalla Lamezia Terme. Noi abbiamo qui ospite graditissimo Marco Lombardo, una delle tante eccellenze, uno dei tanti, troppi forse, figli della Calabria che per un motivo o per un altro finiscono per andare ad avere successo in altre regioni. È bellissimo il successo del singolo, rimane l'amaro in bocca di chi dice se fossimo di più qua probabilmente non ci fermerebbe nessuno. E allora è necessario anche capire che affinché gente come Marco, e non cito nessuno delle altre decine e decine di amici che noi magari ha, che vivono fuori, è necessario che personalità del genere possano dare un contributo all'interno di un sistema migliore rispetto a quello che è. La visione che noi abbiamo è una visione all'interno della quale la società civile, ossia le associazioni e le persone oneste, possono diventare un ingranaggio della macchina politico-amministrativa. Le persone oggi, stante la complessità del sistema, stante la quantità di dati e informazioni che devono essere gestite, non possono più continuare a svolgere esclusivamente un ruolo passivo che viene riscoperto nel momento in cui bisogna andare a votare. Le persone devono avere, almeno ovviamente chi ha il tempo disponibile e le competenze, il volano, la marcia in più, devono poter diventare davvero uno dei meccanismi più importanti di quella che deve essere la pianificazione e la vita politica di una comunità urbana. Noi per presentare una proposta concreta alla città di Lamezia, partendo dalla città di Lamezia, abbiamo innanzitutto elaborato un sistema che consente di portare ordine nel disordine. Noi oggi abbiamo troppe informazioni che però sono gestite in maniera caotica. Questo è un grande limite perché poi dopo difficilmente le persone riescono a avere una visione complessiva delle problematiche che invece andrebbero gestite e affrontate. Noi abbiamo elaborato un sistema molto semplice, molto banale, che nei prossimi mesi sicuramente speriamo di riuscire a trasmettere con sempre maggiore accuratezza a tutti i cittadini di Lamezia. Il nostro sistema, lo vedete qui in una proiezione, scusate però purtroppo la definizione del proiettore non è il massimo, il nostro sistema prevede semplicemente di suddividere tutti gli argomenti politici che possono ovviamente interessare una comunità su 5 rami principali, e cioè economia, ambiente, qualità della vita, urbanistica e sviluppo della pubblica amministrazione. Nel momento in cui ovviamente si riesce a seguire questa schematizzazione, si può intuire come un qualunque problema, come ad esempio il problema che coinvolge chi non ha un posto di lavoro, è un problema che incide con il ramo economico. Stasera parleremo di crowdfunding. Anche il crowdfunding, che come ha detto brillantemente Christian, è un sistema innovativo di raccolta fondi basato però su piattaforme internet. Non basta solamente la richiesta delle 5 euro, è necessario avere dei supporti informatici che sono stati recepiti con normative che hanno un anno circa di tempo, quindi sono anche possibili qua in Italia. E quando si affronta questo tipo di discorsi si discute di economia.
È scontato che avere una ripartizione del genere consente, oltre ad avere un sistema per raggruppare i contenuti, anche un sistema per catalizzare l'attenzione. Stasera magari molti di voi saranno venuti per la presentazione della città. Sarebbe auspicabile che in un'azione politica ordinaria anche questi che sono argomenti, secondo qualcuno, da tecnici, possono essere portati a conoscenza della città. Perché? Perché magari ci saranno commercialisti, ci saranno magari semplicemente appassionati o persone curiose di capire come si può andare a sviluppare un sistema e che magari potrebbero andare ad avere interesse specifico su quello specifico, per l'appunto, argomento. Si discute di piano spiaggia, il piano spiaggia oppure del piano regolatore. Sarebbe bellissimo poter contribuire o assistere, per chi ovviamente ne ha le competenze, non io che sinceramente faccio tutt'altro nella vita, però sarebbe bello che, anziché discuterne all'interno di quattro mura per poi buttare sulla rissa è bello o non è bello, senza nemmeno aver avuto la possibilità di ascoltare chi magari avrebbe voluto avere voce in capitolo, soprattutto chi magari ha le competenze e che semplicemente perché è fuori dai giochi della politica, oggi come oggi è un valore sprecato. Una città con le difficoltà di Lamezia, una città di costruire, si può permettere di sprecare le competenze che ci sono sui territori? Una città come Lamezia, dove ci sono centinaia di associazioni, da un altro lato ci sono un sacco di imprenditori del commercio, è possibile che non si riescano ad avere le piattaforme dove poter metterli d'accordo per organizzare dei calendari di eventi capaci di attirare consumatori da fuori città per ripopolare il centro? Non ci vuole molto, ci vuole semplicemente ordine, semplicità, ma soprattutto abbassare il livello del protagonismo della politica. La società civile deve rendersi conto che oggi come oggi non regala niente a nessuno, va tutto guadagnato, ma tutti devono avere la possibilità, in base alle proprie competenze, alle proprie passioni e nei limiti del proprio tempo, di dare un contributo allo sviluppo di singole aree tematiche. Noi abbiamo fatto un lavoro che prevede addirittura un minimo di 31 gruppi di lavoro per poter tirare le redini di quello che dovrebbe essere uno sviluppo politico-amministrativo di una città. Ma questa di oggi, ovviamente quella di stasera, è una rappresentazione molto sintetica. La nostra presentazione complessiva dura circa un'ora, un'ora e mezza. Perché? Perché purtroppo bisogna anche capire che non è possibile continuare con la politica degli slogan, non è possibile continuare con una politica che dia esclusivamente in pasto alla folla contenuti consumistici che poi vanno ad essere oggetto di dibattito discriminatorio o comunque conflittuale o comunque improduttivo. Io sono dell'avviso personale che è ora di smettere di bisticciare. Destra, sinistra, sopra, sotto, centro, sono purtroppo vocaboli che soprattutto per una realtà in difficoltà come quella lametina non sono più pregnanti. Ci vuole sicuramente un riconoscimento di valori attorno ai quali riconoscersi, però la porta del dialogo, del confronto costruttivo e non distruttivo deve essere il portone per il futuro di Lamezia. Noi dobbiamo avere la possibilità di progettare insieme come può svilupparsi il territorio, dando la possibilità a ognuno, in base alle proprie competenze, di arricchire. Come arricchire? Arricchire ovviamente partecipando alla vita che la nostra associazione propone alla cittadinanza. Abbiamo una pagina Facebook alla quale è possibile mandare dei messaggi, invitiamo tutte le associazioni, non in questo momento almeno quelle non sovvenzionate direttamente da sistemi politici, invitiamo a prendere contatto per poter capire come poter integrarci, ma non con protagonismi, perché i sistemi a rete prevedono dei criteri che non possono continuare ad essere dei criteri con i riflettori sul politico di turno. Sono dei sistemi che devono dare la possibilità a chi più sa e più ha tempo per di contribuire,
contribuire allo sviluppo come? Proponendo idee. Qualcuno avrebbe potuto dire: signori, esiste il crowdfunding. Dopodiché qualcun altro avrebbe potuto mettere a disposizione il proprio tempo per approfondire, trovare magari un esperto oppure approfondire direttamente e arrivare qui e esporre che cos'è il crowdfunding. Vi posso assicurare che il crowdfunding in questa mappa, guardate un attimo quanto è vasta, si trova più o meno qui sotto, dove c'è, no, sì, dove c'è questo omino, qui sotto. Ci sono troppe cose da fare per perdere tempo a litigarsi o per parlare male degli avversari, politici e non, pensando che quello sia il sistema. C'è gente che muore di fame, c'è gente che ovviamente ha delle condizioni di indigenza che non possono, io credo che nessuno si può mettere la mano sul cuore e essere indifferente a queste problematiche. Però chi può risolverle? Ovviamente chi ha le competenze specifiche. Le competenze specifiche cosa sta a significare? Che le politiche del lavoro dovrebbero essere oggetto di discussione tra chi? Tra i consulenti del lavoro in primis e tra gli imprenditori. Però trovare delle soluzioni per attirare investitori, per attirare aziende a venire a impiantare attività produttive sulla Lamezia, ovviamente bisogna capire il sistema quello che è, bisogna rendere conveniente per le aziende venire ad aprire all'interno dell'area industriale dei nuclei produttivi, dei centri produttivi. Però questo da cosa può uscire? Può uscire solamente da un ragionamento di quelle che sono le esigenze. Noi abbiamo ovviamente in mente un ulteriore passaggio, dopodiché entreremo nel cuore del concetto del crowdfunding. Il nostro passaggio è quello anche del ruolo che i politici dovrebbero avere in una compagine per come la vediamo noi. A noi piace parlare di democrazia meritocratica. Democrazia meritocratica è di pari opportunità, Marco, per noi sta a significare che il valore di un politico dovrebbe essere misurato dalla quantità e qualità di progetti per il benessere del territorio che la singola persona è capace di portare avanti, non solamente dal peso elettorale e dal favore del sindaco, del potente di turno. Cioè le persone dovrebbero avere la possibilità di avere un ascensore politico diretto, dettato da che cosa? Dalla capacità di mettere sul banco il proprio merito, ma merito dettato da cosa? Dal fatto che se Andrea Falvo dice io mi occupo del ramo imprese, vediamo Andrea Falvo quanti progetti riesce a portare a compimento per il benessere della comunità. E allora il merito di Andrea Falvo in quel momento dovrebbe essere giudicato e sotto gli occhi di chiunque abbia la volontà di attenzionare. Allora è scontato che anche gli incarichi pubblici, anziché essere ovviamente merce di scambio, dovrebbero essere distribuiti in base alla capacità di accrescere la qualità dei servizi che una classe politica dirigente deve portare a vantaggio dei cittadini. Se qualcuno si prende la briga di aprire un'accademia informatica, magari a costo zero, io credo che quella persona quantomeno avrebbe più titolo del fratello o dello zio o del nonno o del bisnonno per andare magari a recuperare risorse economiche dai incarichi pubblici. Allora, noi quello che proponiamo è un'attenzione sui contenuti, un'attenzione sui contenuti, ma soprattutto sul metodo, sul come costruire i contenuti. Proponiamo ovviamente una rivoluzione culturale senza la quale non si va da nessuna parte. Ma abbiamo ovviamente un animo moderato, non estremista, indipendentemente da quelli che potrebbero sembrare i percorsi o gli atteggiamenti che la televisione, soprattutto nazionale, tende a etichettare addosso a chi fa delle proposte che sembrerebbero diverse. Noi stasera lanciamo un appello che spero possa essere riportato in maniera corretta da tutti gli organi di stampa ed è rivolto a tutte le forze politiche della città di Lamezia Terme. Noi mettiamo a disposizione il nostro progetto, non vogliamo assolutamente nulla in cambio, vogliamo semplicemente capire
anche in ragione della qualità delle risposte che nei prossimi giorni speriamo di poter apprendere ufficialmente a mezzo stampa, fino a quanto e in che misura le forze politiche del territorio sono disposte ad avviare un percorso di confronto sui contenuti, un percorso di costruzione, un percorso di democrazia meritocratica, un percorso che possa portare effettivamente ad abbandonare la cultura della lite in favore della cultura del ragionamento, ragionamento per il know-how, per come fare per risolvere i problemi. Noi siamo ambiziosi, è vero, qualcuno ce l'ha detto, ce l'ha scritto, sì, non abbiamo nessun problema a nasconderci dietro un dito. Siamo ambiziosi circa il fatto che una promessa mai adempiuta, ossia una grande La Mezza Terme, si possa verificare. Sappiamo, perché siamo stati educati al fatto che dipende sempre e tutto dalla quantità e qualità di lavoro e passione che si impiega nel fare le cose che dipendono dai risultati. A noi non ha regalato niente nessuno mai, almeno alla maggior parte di noi, poi non lo so se c'è stato qualcuno che ha avuto regali, diciamo, consistenti, però sicuramente in altri casi della vita. Noi ci stiamo confrontando quasi di nascosto, un pensiero, qualcuno ha detto ma sembra quasi una carboneria, sì, perché facciamo le riunioni alle 7:30, 8 di sera, quando si finisce di lavorare, poi io almeno arrivo a casa, mia moglie in genere mi sgrida, dice un po' tardi per rientrare a casa, sì, perché comunque nella vita bisogna anche imparare a recuperare la cultura del sacrificio per i risultati, se poi i risultati sono quelli da magari sottoporre un domani ai propri figli, a dire abbiamo fatto il massimo per poter aumentare il livello di benessere che altrimenti si sarebbe potuto avere. Se riusciremo a far riscoprire a gente anche l'orgoglio di sentirsi lametini, l'orgoglio di sentirsi figli di un territorio che non può passare per il territorio dell'Andrangheta, non può passare per il territorio che può andare in televisione solo quando viene ucciso qualcuno. Da questo punto di vista il papà di Marco ci ha dato parecchi aiuti qua sulla Lamezia, però non basta, la società civile deve occupare tutti gli spazi. Una persona enorme nella mia vita mi regalò un libro sulle cellule staminali tantissimi anni fa. Le cellule staminali riescono a combattere il cancro perché si diciamo sostituiscono, occupano i posti occupati dalle cellule cancerogene un po' alla volta. Noi in ambito sociale vogliamo fare questo. Noi vogliamo che la società civile possa recuperare tutti quegli spazi che poi danno la possibilità alle peggiori energie del territorio di spadroneggiare e magari infangare il nostro nome. Siamo tutti padri di famiglia, molti siamo padri di famiglia, siamo tutti quanti persone per bene, almeno quelli che ci stiamo muovendo all'interno dell'associazione. Non permettiamo a nessuno di infangare il nostro nome. Perché? Perché comunque siamo tantissimi, siamo la maggioranza. Siamo la maggioranza assoluta e dobbiamo semplicemente imparare come relazionarci. Nei prossimi mesi, e qui chiudo, noi continueremo ad organizzare una serie di riunioni tematiche per attirare l'attenzione di chi ha competenze specifiche allo sviluppo del nostro programma, che è già a buon punto, che però mi vedo costretto un attimo a rallentare nell'esposizione perché stiamo avendo richieste incredibili in termini quantitative e immagino anche qualitative circa un sacco da parte di un sacco di persone che hanno già capito che ognuno può contribuire con le competenze, con le proprie esperienze a aumentare il livello qualitativo dell'offerta politica che Città delle Idee certamente porterà all'attenzione della cittadinanza di Lamezia alle prossime elezioni amministrative. Io con questo ho concluso. Grazie a tutti, ripasso la parola a Christian che introdurrà sicuramente meglio di me, no. L'ottimo Marco. Grazie a te Andrea, in effetti ti aspettiamo un'altra volta per entrare un po' più nei dettagli, perché la mappa mette quasi paura a vederla così, però insomma è interessante approfondire prima o poi.
E sicuramente dico, questa di oggi non era l'occasione per entrare nei singoli rami di questa mind map. Allora, prima ho accennato velocemente alla figura di Marco, che ci parlerà di crowdfunding. Ho parlato velocemente di che cos'è, l'ho paragonato molto probabilmente, utilizzando un termine molto basso, alla colletta di una volta, ma giusto per farvi capire, vi volevo mostrare questo. Sicuramente non si vede da lì, ma questo oggi è probabilmente il simbolo del crowdfunding. Cosa è successo con questo orologetto di plastica, forse di qualità inferiore ai vecchi Casio degli anni 80? È successo che 5 ragazzi hanno messo su internet, sulla piattaforma Kickstarter, nel 2012 mi pare, il progetto di questo orologio, che è in pratica il primo smartwatch, cioè il primo orologio intelligente che si connette con il telefonino e quindi si connette ad internet, riceve le notifiche, interagisce inviando messaggi, leggendo la posta, eccetera. Ebbene, in un mese questi 5 ragazzi che vivevano negli Stati Uniti, perché allora Kickstarter funzionava solo negli Stati Uniti, in un mese hanno battuto tutti i record di raccolta fondi e hanno raccolto, mi pare, nel primo mese 10 milioni di dollari, per cui in un solo mese questo, che era solo un'idea di questi ragazzi, è diventato realtà. Dopodiché ha costretto Sony, Samsung, Apple ad inseguire. Apple è arrivata quasi 4 anni dopo, perché lo lancerà nel 2015, 3 anni dopo. E questo per dire che spesso non basta avere le idee se non ci sono i soldi, soprattutto in una regione come la nostra, che è lontana dai soldi, come dire, dai traffici economici, no? Dalla realtà dove l'economia si muove, dove ci sono poi i venture capitalist, eccetera. Per cui oggi in Italia ci sono qualcosa tipo 12 piattaforme di crowdfunding, poi magari non so se approfondiremo anche questo, però voglio dire, sicuramente è molto più semplice oggi per un giovane che viene dalla Calabria, ha un'idea brillante, come è successo, perché vi garantisco che ci sono già dei giovani calabresi che stanno raccogliendo fondi a livello internazionale, perché poi una volta ti riferivi alle banche e quindi non vedevi un euro. Oggi hai la possibilità di mettere in rete il progetto, le persone ci credono, cominciano a finanziarti dai 10 euro, 10 dollari in su, e quindi l'idea diventa realtà. Quindi questo telefono dietro ha scritto Kickstarter Edition, vuol dire che io praticamente ho finanziato questi ragazzi americani quando ancora era un'idea, e loro me l'hanno mandato come regalo. 2 anni dopo l'hanno venduto in tutto il mondo, in tutti i negozi di elettronica. Mi auguro e spero che tanti ragazzi dalla Lamezia Terme in un futuro, insomma, riusciranno a mettere le loro idee su Kickstarter o sulle piattaforme italiane. Per cui a questo punto lascerei la parola a Marco Lombardo, che, lasciatemi dire anche questa cosa, era scritta sul manifesto, oltre a parlare di crowdfunding quest'oggi è anche il, possiamo dirlo, è il vice segretario del PD di Bologna, che non so se è stato detto finora. Grazie mille per essere con noi. Grazie a te, grazie a voi. Innanzitutto buonasera a tutti, ed è bellissimo sinceramente vedere questa sala così piena. È anche un po' imbarazzante parlare di partecipazione, perché questo dimostra che quando ci sono degli eventi che attraggono la curiosità, e io stesso sono qui per la curiosità di ascoltare Andrea, di ascoltare la città delle idee, la città e la cittadinanza risponde. E allora partirei da un problema terminologico, perché il problema secondo me non è tanto della partecipazione, ma è del coinvolgimento dei cittadini rispetto alla politica. È una cosa, noi siamo in questo momento sempre ossessionati dai termini anglosassoni. I termini anglosassoni parlerebbero di engagement, coinvolgimento dei cittadini, ingaggiare quasi i cittadini nella gestione della cosa pubblica. Prima mi è stato chiesto di spiegare e di raccontare che cos'è il crowdfunding. Appunto, io ve lo racconto nella mappa. Ecco, in questa mappa della città delle idee, che giustamente Andrea disegnava, io vi racconto la follia di quell'omino lì che passeggia, no? Che sembra in bilico tra la follia e l'euforia. Che cosa succede? Vi racconto semplicemente, molto brevemente, la mia storia. Grazie per le parole utilizzate, io mi sento semplicemente un calabrese, nato a Martone, un piccolo paesino di 500 abitanti nella Locride, e che ha sempre avuto voglia di fare politica.
un po' come qualcuno di voi ha visto La mafia uccide solo d'estate, Pif. Ecco, io ero il bambino che giocava con le figurine di Forattini, no? Con la figurina di Andreotti, salvo poi scoprire come lui che poi non era così come me lo disegnava Forattini. E che ha sempre avuto la passione della politica, però ha cominciato tardi a fare politica. Tardi, relativamente tardi. Però ho cominciato a fare politica a 28 anni, a Bologna, dove mi sono trasferito per studi, e perché mi è stato sempre insegnato che se vuoi fare politica, se vuoi dedicare la tua vita agli altri, devi essere indipendente, cioè devi avere la tua professione. Perché questo diventa fondamentale nel momento in cui tu non sei un professionista della politica, ma sei un professionista prestato alla politica. Perché la politica non è un lavoro, non è un mestiere, è un servizio a tempo. E quindi è stato fondamentale per me fare questo percorso, che tra l'altro mi ha portato ad andare all'estero, perché ho fatto ricerca, un dottorato di ricerca a Strasburgo sul diritto dell'Unione Europea, e l'occasione di fare politica è stata alle elezioni europee del 2009. Perché dico questo? Perché trovavo assurdo che in Italia si parlasse di elezioni europee e che però i temi di discussione non fossero quelli europei. Sapete di cosa si parlava nel 2009? Dell'abolizione dell'ICI, che non c'entra assolutamente nulla con l'Europa. E quindi sono sceso su un circolo, in un circolo sotto casa, in un circolo del PD, e ho cominciato a dire: ma perché non parliamo di temi europei? Una banalità. Eppure questo ha costretto le persone che poi si candidavano al Parlamento europeo ad affrontare temi europei. Ed è nata un'attività che nel circolo ha cominciato a portare tutta una serie di persone che non vivevano la politica in modo tradizionale, perché facevano altro. E allora da lì mi è venuta in mente una cosa, arrivo al crowdfunding, ma la prendo un po' lontana per arrivarci. Ho capito che molto spesso i tempi della partecipazione della vita politica sono inconciliabili con la vita ordinaria delle persone. Cioè non può essere la vita normale delle persone, se hanno un lavoro, se hanno una famiglia, doversi piegare ai tempi della politica, perché a volte i tempi della politica sono inconciliabili. Qualcuno di voi, molti di voi avranno partecipato a delle riunioni di partito, sanno benissimo che ci sono delle riunioni interminabili, con delle discussioni bellissime, animate, interminabili, però poi stringi, quando arrivi a casa ti chiedi: ma il mio tempo l'ho utilizzato per qualcosa di utile? E allora mi sono reso conto che c'era tanta voglia di partecipare, ma non nei luoghi tipici della politica. Ed è per questo che nel 2012 ho fondato il primo circolo online d'Italia. L'allora segretario era Bersani, mi ricordo che lo inaugurò con un click. Perché? Perché volevamo dimostrare che era possibile fare un modo diverso, far partecipare le persone in un modo diverso. Abbiamo scoperto una cosa, che prendo il PD di Bologna, che sicuramente non è rappresentativo del PD nazionale, però il PD di Bologna su 20.000 iscritti, sapete quanti sono i giovani under 35? Il 3%. Cioè 3 persone su 100 sono sotto i 30 anni. Ebbene, non era difficile ipotizzare che facendo un circolo online, cioè un luogo di partecipazione alla politica attraverso il web, quello è diventato il più giovane circolo d'Italia. Perché è normale, perché la gente non è in crisi la partecipazione, sono in crisi i modelli classici di partecipazione. Il che non vuol dire che si fa politica sul web e non ci si incontra. Ci sono delle realtà bellissime, una di queste verrà finanziata col crowdfunding, che hanno coperto un tema che gli anglosassoni chiamano digital divide, cioè il fatto che ci sono delle persone in Italia che non sanno utilizzare il web. Ricordate Alberto Manzi? Non è mai troppo tardi? Ecco, noi siamo andati a fare una cosa che si chiama Non è mai troppo tardi 2.0, cioè ci siamo messi, ho messo un giovane, un ragazzino di 18 anni e un diversamente giovane di 70, e li ho messi uno vicino all'altro a spiegare come si può fare una copertura del digital divide nei circoli territoriali. Sapete cosa c'era? Alla terza lezione, al diversamente giovane, è partita una chiamata su FaceTime della nipote che era in Australia. Aveva capito perfettamente come si poteva utilizzare il web. Il problema è insegnarglielo. Perché dico questo? Perché il crowdfunding, che cosa vuol dire? Crowdfunding vuol dire raccolta di fondi attraverso la folla, colletta online, così ci capiamo meglio. Vuol dire questo:
raccogliere i fondi dal basso, ma in realtà non è il finanziamento quello che ci interessava scoprire, esplorare. Ci interessava esplorare una cosa diversa, il legame di fiducia tra i cittadini e la politica, nella convinzione che ci fosse molta voglia in Italia di politica, ma di buona politica. E spesso ci dovremmo chiedere perché la buona politica sta più fuori dai partiti che non dentro. E questo deve interrogare soprattutto chi rappresenta i partiti. Io, prima dicevi giustamente, sono vice segretario del PD di Bologna, ne vado orgoglioso, però so benissimo che oggi dire sei un funzionario politico o hai una tessera di partito ti squalifica, come se non facessi più parte della società civile. E invece no, io lo faccio con orgoglio, ma questo orgoglio devo riuscire a trasmetterlo agli altri. E allora sapete cosa abbiamo fatto? Ho fatto questo. Come responsabile della formazione politica, perché una volta una delle cose tipiche che i partiti sapevano fare era la formazione politica, e bisognerebbe tornare a fare formazione politica, perché non ci interessa tanto il rinnovamento anagrafico. Se noi prendiamo un amministratore di 60 anni che sa poco e lo sostituiamo con un amministratore di 20 che sa poco, non abbiamo fatto un'operazione di rinnovamento, di cambiamento, abbiamo semplicemente cambiato la carta anagrafica degli amministratori. E allora il vero rinnovamento si fa sulla base delle competenze. Io avevo un budget che era di 20.000 euro per fare formazione politica, che mi rendo conto che se io vado nei circoli del resto d'Italia a dire che avevo un budget di 20.000 euro per la formazione politica, mi dicono: noi un budget di 20.000 euro ce l'abbiamo per tutto. Ecco, io ho detto che non lo volevo quel budget, proprio perché volevo fare formazione. Ovviamente il segretario mi ha guardato male e mi ha detto: ma come fai, scusa, cioè come fai a fare formazione? Ti serviranno dei soldi. E io ho detto: no, a me serve la fiducia, che è una cosa diversa. E allora che cosa ho fatto? Sono andato da una startup, anche qui termine anglosassone per dire impresa fatta su un'idea e nata così, fatta da 4 giovani imprenditrici, donne, under 35, perché anche questo per me ha un valore. E gli ho chiesto: voi avete una piattaforma di raccolta dei fondi, io voglio chiedere ai cittadini di darmi soldi per fare formazione politica. E loro mi hanno guardato come si guarda un alieno, un extraterrestre, hanno detto: scusa, tu sei il PD e vuoi chiedere ai cittadini i soldi, ma non ti basta tutto quello che avete preso, che avete mangiato, che avete sperperato, ovviamente, capite? E invece ho detto sì, perché devi lanciare una sfida, e la sfida che tu lanci attraverso il crowdfunding non è tanto la raccolta di fondi, è ricostruire la credibilità nella politica. Allora tu vai dai cittadini e dici: sapete cosa c'è? C'è che io voglio stringere un patto con voi, io vi chiedo una mano, può essere un euro, possono essere 2 euro, ma può essere anche il vostro tempo, può essere la vostra competenza, può essere la vostra passione, e lo trasformo in qualche cosa, lo trasformo in un corso di formazione politica. Ovviamente in questo progetto ho coinvolto tante persone, uno per tutti, ho coinvolto Fabrizio Barca, che era molto interessato a questo progetto e che tra l'altro l'ha ripreso nel suo crowdfunding sui luoghi ideali. Infatti sul video, che voi andate a vedere, anche perché è tutto rendicontabile, quindi se mettete crowdfunding labo vi esce tutto, c'è il video in cui alla fine c'è Barca, che in qualche modo ci serviva per dare anche un imprinting di fiducia. E che cosa abbiamo chiesto? Abbiamo chiesto alle persone di fare, di finanziare questo corso di formazione. Beh, in un mese abbiamo avuto 130 donatori e abbiamo raggiunto il 120% del budget. Sapete da questa scuola di formazione che cosa è uscito in un anno? Anzi, in 6 mesi? 35 amministratori, tutti under 35, 2 sindaci donne under 35, e parliamo di comuni di oltre 30.000 abitanti, 4 assessori, 2 vice sindaci, una nuova classe dirigente di fatto. Solo che è sempre l'omino che ha cominciato, è un segno del tempo? Voi ditemi quando il tempo sta per finire, perché altrimenti io parlo. Ed è successa una cosa molto bella, che abbiamo capito che in realtà il coinvolgimento e la coprogettazione è la parte fondamentale.
perché ci costringeva a rendicontare tutto quello che abbiamo fatto. Voi sapete che uno dei finanziatori viene da Reggio Calabria, del crowdfunding, perché mi ha detto: io ti finanzio il progetto perché grazie a quello che tu stai facendo, io da casa mia sto vedendo le lezioni sull'europrogettazione, e siccome mi interessa capire l'europrogettazione e come funziona, io ti finanzio il progetto. Noi siamo stati costretti a riprendere tutte le lezioni che abbiamo fatte e abbiamo deciso di non farle in un luogo unico, abbiamo deciso di farle itinerante, e siamo tornati in una cosa che per me ha molto valore, che sono le case del popolo. Erano le case costruite del popolo, e abbiamo detto: ma perché non restituirle al popolo facendo la formazione? Ed è successa una cosa incredibile, che quei diversamente giovani ci hanno accolto e ci hanno tenuto alla fine della lezione per fare delle cene. E abbiamo scoperto che gli stavamo insegnando un altro ingrediente a questi ragazzi, che è il senso di comunità, che è quel senso di comunità che non si studia nei libri, ma si studia nel modo di relazionarsi, nel modo di far parte di una comunità di iscritti e lettori. Qual è la sfida? E così arrivo al progetto, all'evoluzione del progetto crowdfunding. Bene la formazione politica, bene, si può fare, ok. Ma la sfida più grande è: perché non pensare di cambiare la ragione sociale dei partiti? Cambiare la ragione sociale dei partiti vuol dire che i partiti non servono semplicemente a prendere dei voti e trasformarli in dei seggi, ma servono a realizzare delle cause sociali che fanno parte di un manifesto di valori nei quali poi le persone dovrebbero sentirsi parte di una comunità. Vi dico quattro progetti che stiamo portando avanti. Allora, uno è il crowdfunding civico che riguarda il portico di San Luca. Prima parlavo e c'erano alcuni emigrati come me di Bologna, giusto? Provate ad alzare la mano. Eccoli qua, in prima fila, vedete che sono schierati in prima fila. Ecco, il crowdfunding civico per il portico di San Luca nasce da questa idea. Il comune non ha i soldi, e in questo momento, se ci sono gli amministratori, sapete tutti benissimo di cosa sta parlando, per il decoro. Lì ci sono 666 archi che portano a San Luca, che è un santuario, e non si riescono a trovare i soldi per mantenere il decoro urbano, sostanzialmente restaurarli. Abbiamo detto: ma perché non chiedere ai cittadini di fare questo patto? Ognuno di loro si prende un pezzettino del patrimonio pubblico e non lo considera di nessuno, ma lo considera di tutti. Sono stati raccolti oltre 300.000 euro per rifare il portico di San Luca. Immagino qualcuno sta dicendo: sì, vabbè, ma queste cose funzionano quando la gente ha i soldi, giusto? Ma se non ce li ha... E invece non è vero, si può fare soprattutto nei luoghi in cui c'è voglia di fare partecipazione di comunità. Guardate che per fare crowdfunding basta fare una cena di autofinanziamento e trasformare il ricavato di quella cena in un bonifico online. Non ci vuole molto, ci vuole passione e ci vuole la cultura del fallimento, perché a volte nel crowdfunding devi mettere l'idea che puoi non raggiungere l'obiettivo, devi accettare una sfida con te stesso. Ci sono altri due progetti di crowdfunding poi che mi stanno molto a cuore, perché descrivono secondo me un modo diverso di fare politica. Molto spesso la politica si riempie di parole, però la gente chiede fatti, chiede di dare senso a quei valori. Se noi parliamo di disabilità, non ha alcun senso parlare di disabilità se noi non affrontiamo i problemi dei disabili. Un esempio pratico: abbiamo scoperto che molti dei luoghi della politica erano inaccessibili ai disabili. Allora, che senso, come fai a essere credibile quando parli di tematiche sulla disabilità, che poi sono le tematiche dell'uguaglianza, sono le tematiche di quell'ascensore sociale che tu dicevi, se i tuoi luoghi sono inaccessibili ai disabili? E che cosa ci siamo inventati? Ci siamo inventati una cosa che si chiama la scarrozzata. Cioè, a un certo punto ognuno di noi si è messo nella sedia a rotelle insieme agli altri e ha provato a entrare nei luoghi della politica per rendersi conto che era inaccessibile e per rendersi conto che la prima richiesta che volevamo fare era quella di trasformare i luoghi della politica e renderli accessibili. E questo me l'ha raccontato, questo crowdfunding è nato dal basso perché il primo che si è iscritto al circolo online era un disabile che aveva voglia di fare politica ma non riusciva a entrare nei circoli. Un altro degli esperimenti che riguarda la disabilità riguarda la possibilità di esplorazione tattile delle opere architettoniche. Voi sapete quanto turismo di disabilità noi in Italia non abbiamo come potenziale di sviluppo? Pensate ai non vedenti. Come fate a raccontare ai non vedenti
una bellezza architettonica che c'è qui, che c'è a Lamezia. Perché devono essere esclusi? Se noi parliamo di uguaglianza, se per noi l'uguaglianza è un valore, perché escludiamo proprio gli ultimi dal beneficio di queste opere architettoniche? Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo realizzato una progettazione in 3D delle opere architettoniche, facendo un'esplorazione tattile, e abbiamo scoperto che puoi regalare la gioia di scoprire, di fare un certo modo di turismo anche a chi non aveva queste possibilità. Certo che ci vogliono soldi per fare queste cose, ma queste cose a Milano, per esempio, Toteco l'ha fatto attraverso una piattaforma di crowdfunding. Prima si parlava di Kickstarter. In America, attraverso la piattaforma di Kickstarter, si finanziano film indipendenti, si finanziano concerti musicali. Quello che diventa fondamentale non è il finanziamento in sé per sé, è il legame di fiducia che tu stabilisci tra l'idea, il progetto che tu hai e la comunità alla quale rivolgi il messaggio. E questo, se posso, è una piccola testimonianza che volevo darvi, che è un'iniezione di fiducia anche per quello che andate a fare. Non abbiate paura di esplorare confini nuovi, perché la politica non è mai sporca. Lo diventa se sono sporche le mani che la toccano, ma la politica in sé per sé può essere una cosa bellissima, può essere la cosa più bella di tutte. Concludo dicendo questo, che la grande sfida che ci troviamo oggi, e oggi più che mai, è quella: provare a pensare al passato con meno nostalgia e al futuro con un pochino più di ottimismo e di speranza. E vi assicuro che c'è tanta potenzialità di buona politica fuori dai partiti, e i partiti dovrebbero capire che quelle crisi delle partecipazioni non possono mai essere considerate un fatto secondario, perché chi non partecipa al voto sono sempre le classi più deboli. Andate a vedere chi non partecipa al voto alle elezioni regionali. In Emilia si sono scioccati quando hanno scoperto che 6 cittadini su 10 non sono andati a votare, e si sono scioccati dal sapere che la Calabria aveva superato questa partecipazione, perché è uno status anche per loro. Eppure, se voi andate a vedere chi non partecipa al voto, e ricordiamoci sempre che il primo partito in Italia è l'astensionismo, chi non partecipa al voto sono le classi meno abbienti, sono le persone meno istruite, sono le persone più povere. Se i partiti, invece di occuparsi del tema del finanziamento pubblico, si preoccupassero di legare alla partecipazione politica la loro utilità sociale, sarebbe una rivoluzione culturale in questo paese, perché la cosa più importante di cui abbiamo bisogno è ricostruire il legame di fiducia dal basso tra i cittadini e la politica. Grazie. Grande Marco e grandi tutti voi, grazie per aver sfidato il freddo, grazie per essere intervenuti questa sera, e spero che sia stato di vostro gradimento questo inizio, al quale sicuramente daremo seguito nei prossimi mesi. Buonasera a tutti. Un attimo solo, se c'è qualcuno che vuole fare domande, chiedeva Marco, ora non so se è il caso, se abbiamo tempo, se c'è qualcuno interessato. Io ho visto l'orologio, non so se qualcuno ha delle domande specifiche sul crowdfunding. Noi già nella mappa lì sopra abbiamo messo piattaforma crowdfunding, perché stiamo lavorando proprio a un progetto per rendere facilmente fruibile il sistema con una piattaforma urbana qui a Lamezia. Qualcuno ha delle domande specifiche sul crowdfunding da rivolgere a Marco o meno? Ok, tutto chiaro. Ok, buona serata di nuovo, grazie a tutti.